Domenica Madonna ha compiuto 57 anni e nonostante l'età anagrafica si comporta decisamente come una ragazzina e a guardarla è difficile dire che abbia quasi 60 anni. Sono tantissime nel mondo dello spettacolo, ma non solo, le donne che fanno di tutto per nascondere i propri anni. Secondo lei fanno bene queste donne a cercare di nascondere la propria età o dovrebbero imparare ad accettare il tempo che passa? Ma secondo me è meglio accettare il tempo che passa, decisamente meglio. In molti reputano che sia più difficile per una donna che per un uomo vedersi invecchiare, ma lei che cosa ne pensa? È sicuramente così, l'uomo diventa più affascinante, la donna invecchia. Quindi pensa che sia per questo? Penso di sì, penso. E perché crede che alcune donne non riescano proprio a fare a meno di voler apparire più giovani? Non lo so, insicurezza personale, presumo. E quindi crede che lo facciano più per se stesse o per chi le circonda? Per se stesse, mi auguro almeno. Una questione di sicurezza personale? Secondo me sì, sì sì. No, secondo me assolutamente non fanno bene, anche perché tante sono più ridicole che abbellite. Quindi direi che se arriva la tua età ti tieni quella, perché credo che sia più naturale, sia più reale, faresti anche più bella figura. E in molti reputano che sia più difficile per una donna che per un uomo vedersi invecchiare. Tu cosa ne pensi? Ma no, anche per noi uomini non è così tanto semplice. I miei capelli lunghi e le mie folte chiome ormai non ci sono più, quindi anche per, almeno per quanto mi riguarda, alcune cose mancano anche a noi uomini quando si arriva a una certa età. E perché credi che non riusciamo a vederci invecchiare? Vogliamo sempre apparire più giovani? Ma secondo me più che altro è una questione di porsi verso le altre persone, cioè magari stanno anche bene loro, però secondo me è più una cosa di mostrarsi verso le altre persone in un certo modo. Cosa che io non reputo giusto. Se tua moglie e la tua fidanzata, non so se sei sposato, fidanzata, dovesse decidere di comunque ricorrere per qualche anestetismo o qualcosa alla chirurgia, cosa ne penseresti? Ma non penso che arrivi mai a fare una cosa del genere. Ripeto, se sta bene lei ci può anche stare, però se lo fa perché pensa di piacere di più agli altri, cercherei di non, cioè, di fargli tornare indietro il suo pensiero, perché non l'accetterei. Comunque meglio naturale? Sì, assolutamente. Dipende, io da parte mia qualche correzione la farei, se no diversamente mi accetto come sono, però si può anche invecchiare bene, se poi è nel DNA ancora meglio. Eventualmente lei sarebbe d'accordo anche con eventuali ricorsi alla chirurgia estetica o preferisce che una donna si tenga in forma naturalmente? Io sono d'accordo con la chirurgia estetica se è qualcosa che c'è un difetto che da correggere, se è proprio una necessità, se no per spendere soldi per niente. Però io dico di rivolgersi a un medico bravo e farsi consigliare. In molti ripetono che sia più difficile per una donna che per un uomo vedersi invecchiare, lei cosa ne pensa? Io dico che anche gli uomini oggigiorno ricorrono la chirurgia estetica perché vogliono essere belli e piacere. Perché crede che alcune donne non riescano a fare a meno di voler apparire giovani? Uno si deve accettare com'è, ecco, e stare molto attento, perché non è la chirurgia estetica, non è come andare a farsi la tintura dal parrucchiere. Sono cose mediche, sono interventi, bisogna prenderle con precauzione. E in generale crede che questo bisogno di apparire più giovani sia più per se stesso o per chi ci circonda? Un po' per se stessi, un po' per chi ci circonda. Comunque io dico che anche oggi la società che impone certi modelli.